Daniela, racconta il passato, la caduta e la rinascita di un'anima bellissima che, come la Fenice che risorge dalle proprie ceneri. E questa è proprio la storia della protagonista del film Il figlio del boss. Sì, una storia che in realtà viene a realizzarsi in un'altra grande pandemia, quella appunto della camorra che investiva negli anni 70-80 tutte le terre del Vesuviano e creava un clima di violenza, di paura inaudito. E io ero il primogenito di un boss stragista della camorra che appunto in qualche modo doveva ereditare quella cultura, quell'idea di vita che in qualche modo costringeva anche a me a seguire esattamente i canoni in cui tutti quanti noi spesso nasciamo e di cui veniamo investiti. L'azzurro e il rosa e tutto quanto era fisso nell'azzurro e il rosa ed era anzi molto categorico, molto chiaro, delineato. Erano anni in cui c'erano veramente si osservava con paura anche la socialità. Anni in cui un ragazzo di sicuro sensibile, come lo ero io, un bambino molto sensibile, viveva con precarietà persino la propria fantasia, perché aveva la paura di poter trasportare tradurre fuori dalla propria ragione quello che in realtà era, cioè una bambina, il sentire, l'idea, la fantasia che si realizzava insieme ai personaggi femminili, insieme agli sportivi femminili, insieme a tutto quanto era ovviamente dall'altra parte. Un coraggio che oggi riconosco, molto importante. E poi, per fortuna, la possibilità a 18 anni di potermi confermare in un coming out che certo non è stato facile. Il dolore diventa poi libertà e la libertà è vita, la libertà è progetti, la libertà è la voglia di tramutarsi in qualcosa di straordinario, di togliersi il mostro che mi avevano ovviamente messo dentro, fatto crescere dentro. Per farlo accarezzare agli altri, per far comprendere come il mostro in realtà era la natura stessa che andava a definirsi in maniera felice, a ridefinirsi in maniera felice. Quindi una trasformazione, l'idea di una trasformazione che ci doveva essere e che abbiamo concretizzato, che concretizzo da almeno 10 anni. Ovviamente insieme al mio comitato Antino Arcigay Napoli, in una rivoluzione straordinaria, una rivoluzione che ha ridefinito un po' di cose e che oggi porta migliaia di ragazze ai Pride, porta migliaia di ragazzi ad accogliere il disagio di qualsiasi persona che abbia una difficoltà a consentirsi di poter essere felice e libero attraverso la propria identità di genere, attraverso la propria identità sessuale. Siamo qui con Isabella Weiss, la regista del film Il figlio del boss. Come è venuta l'idea e soprattutto quali sono state un po' le difficoltà o quantomeno come è stato lavorare con la protagonista, appunto Daniela? Allora, l'idea è venuta perché beh, io abito comunque a San Francisco, quindi sono residente a San Francisco in California, e una città che è notoriamente avanti per quanto riguarda i diritti civili. Ho seguito un po' anche il dibattito qui in Italia, essendo comunque io ho doppia cittadinanza e mi interesso sempre comunque alle cose italiane. E ho visto Daniela in una trasmissione televisiva sulla 7 e mi è piaciuta tantissimo e mi ha interessato molto la sua storia, quindi sono andata un po' a cercare sul web il suo nome. Ho visto che c'erano degli articoli su di lei e questa incredibile storia di un figlio di un boss della camorra che era riuscito a diventare donna, che aveva praticamente spezzato ogni ostacolo, aveva addirittura era riuscita appunto a far sì che il suo desiderio fin da bambino di diventare una donna
si tramutasse in realtà, attraversando innumerevoli ostacoli ovviamente e tabù, soprattutto per quanto riguarda la famiglia di provenienza. E il papà è all'ergastolo, alle Bibbia, e la storia racconta proprio tutto ciò che ha vissuto Daniela prima di diventare Daniela. E la difficoltà c'è stata soprattutto per il Covid, nel senso che abbiamo girato l'anno scorso, quindi io non sapevo neanche se sarei riuscita a venire in Italia, poi sono riuscita ad arrivare e lei era restia all'inizio a raccontarsi perché appunto anche se aveva fatto altri articoli, altre interviste, però essere seguita proprio nella sua vita, comunque nei suoi affetti, non era facile per lei, e poi siamo riusciti a convincerla e quindi sono molto contenta per questo, insomma.